Buonasera, benvenuti a Giovedì Scienza. Vittoria Colizza si è laureata in fisica, si è occupata di fisica delle particelle, di simulazioni al computer di fenomeni a molte particelle. E poi le particelle sono molto piccole, ma ci sono dei virus che sono soltanto un poco più grandi, è passata a occuparsi invece di simulazioni biologiche. Questo l'ha fatto in un dottorato di ricerca che ha conseguito alla SISSA di Trieste. La SISSA, come sapete, è questa scuola internazionale superiore studi avanzati. Non contenta di tutto questo, è andata a lavorare un po' negli Stati Uniti, all'Università dell'Indiana, poi è rientrata in Italia. Attualmente ha una posizione all'ISI, Istituto Interscambio Scientifico, che ha sede a Villa Gualino, qui a Torino, come sapete, e credo, ma non ho avuto il tempo di verificarlo prima quando ci siamo incontrati, credo che stia per andare per un certo tempo a lavorare a Parigi. È così? Sì, È a corretto. partire da gennaio in realtà, un piede è già lì. Ho capito, quindi attualmente è a Parigi, il che non vuol dire che sia un cervello in fuga, cioè è una persona che va a Parigi e poi semmai riporterà questa esperienza che fa a Parigi anche in Italia. La cosa di cui si occupa, vi dicevo, è la simulazione della diffusione dei virus. È solo un'analogia, ma pensate in questo momento come in tutto il Nord Africa, ma poi anche in Italia, quando ci sono delle manifestazioni, per esempio la manifestazione delle donne per la dignità delle donne è stata convocata in questa maniera informale. Pensate quanti movimenti di massa si possono oggi organizzare soltanto disponendo di SMS, per esempio, disponendo di telefonini. Che cosa succede? Succede che c'è una specie di contagio sociale in questo caso. Si lancia un certo numero di messaggi, questi messaggi si moltiplicano a un ritmo che è esponenziale e in pochissimo tempo, nel giro di una giornata o due, quello che era il messaggio di poche persone, se condiviso, e questo è il bello della democrazia, se condiviso da quelli che lo ricevono, diventa un messaggio contagioso che può riempire le piazze e può fare anche delle rivoluzioni. Ecco, questo è un po' il meccanismo che c'è dietro anche alla diffusione dei virus, alla diffusione delle epidemie. Dietro questo c'è un lavoro molto interessante, da un lato di matematici, dall'altro lato anche di sociologi. C'è la teoria dei piccoli mondi di Milgram, per esempio, che è un sociologo che negli anni 60 ha studiato questo fenomeno, ma dal punto di vista della diffusione delle opinioni proprio, no? Che è il caso delle piazze di cui parlavamo prima, in un tempo in cui non c'erano SMS, non c'erano messaggini, però lui si accorse, e lo fece ancora con delle lettere spedite proprio alla posta, non la posta italiana evidentemente, con delle lettere stabilì che alla fine tutti viviamo in piccoli mondi tra loro collegati e ci sono in sostanza solo 6 gradi di interposizione tra noi e tutti gli altri abitanti del pianeta. Non è sempre vero che sia così, in media si può dire che sia così. E in effetti se uno ci pensa, per via indiretta, attraverso questi 6 contatti, anche noi arriviamo molto lontano, molto più lontano di quanto possiamo immaginare. Un ragionamento che, ad esempio, che posso fare io è, sono un giornalista, lavoro in un giornale che ha un corrispondente a New York, il corrispondente di New York conosce la segretaria di Obama, la segretaria di Obama conosce Obama, tra me e Obama ci sono 3 o 4 gradi di interposizione, perché io posso telefonare a Molinari negli Stati Uniti, lui può telefonare alla segretaria di Obama, la segretaria di Obama può parlare col presidente degli Stati Uniti. Vedete che io sono in contatto continuo con Obama attraverso questi livelli di interposizione che sono, come vedete, molto pochi e ci permettono invece di fare dei grandi viaggi. I virus l'hanno capito, no? I virus l'hanno capito e viaggiano. Viaggiano anche scroccando però i passaggi, perché questi contatti loro li stabiliscono, per esempio, utilizzando gli aerei di linea. Ecco, di queste cose si occupa Vittoria Colizza e si occupa in particolare della diffusione dei virus dell'influenza, una cosa che ci riguarda tutti da vicino. Ho parlato troppo, voglio salutare anche chi ci sta seguendo sul web, perché siamo anche in diretta sul web, come sapete, e poi lì rimangono le conferenze. E do subito la parola a Vittoria Colizza, ringraziandola di essere qui. Grazie mille Piero e grazie mille a tutti voi che siete qui presenti. Vorrei veramente ringraziare tutta l'organizzazione di Giovedì Scienza per questa enorme opportunità per me per raccontarvi un po' quello di cui
di cui mi occupo. Sono decisamente emozionata anche onorata di essere l'ultima persona a chiudere questa rassegna, e quindi sento anche un grosso peso sulle mie spalle rispetto ai personaggi che sono venuti qui precedentemente. Quindi mi butto direttamente sull'argomento e oggi vi vorrei parlare di influenza, infatti, con delle analogie rispetto a quello che abbiamo discusso finora, quindi grosse interconnessioni e viaggi molto veloci, e vorrei raccontarvi come oggi si può arrivare a fare delle simulazioni per, che possono essere di aiuto in un caso di emergenza, come ad esempio l'influenza pandemica di H1N1 che abbiamo visto nel 2009. Questo alle mie spalle, ad esempio, è un'animazione dell'evoluzione, che racconta l'evoluzione del virus da un punto di vista spaziale e geografico, partendo dal Messico e raggiungendo le varie città del mondo, portato da viaggiatori infetti, quindi viaggiatori che circolavano nel focolaio iniziale della pandemia in Messico, infettati dalla malattia, e poi presero un aereo e raggiunsero ad esempio le destinazioni, e portando quindi la malattia con sé. In questo ambito, perché noi guardiamo ancora all'influenza? Non sappiamo già tutto dell'influenza. Allora, noi continuiamo a guardare l'influenza perché si tratta di un virus che ciclicamente poi porta a pandemie negli esseri umani. Questa è una piccola storia dell'influenza, in cui abbiamo la famosa spagnola all'inizio dello scorso secolo, seguita da altre due pandemie nel 57 e 68, poi una serie di piccoli focolai. Voi vi ricorderete ad esempio l'influenza aviaria, che oggi probabilmente è sparita dall'informazione mediatica. E tutti quei virus che sono su questo grafico in realtà sono virus che non si sono sviluppati in maniera tale da poter essere trasmessi da persona a persona, quindi sono residenti in un'altra specie, tipicamente uccelli, e non hanno mai fatto il salto all'uomo. Si era parlato per molto tempo di pandemia, tutti se la stavano aspettando, i vari governi avevano messo in atto dei piani prepandemici, non soltanto a livello nazionale ma anche a livello globale, e nel 2009 c'è stata poi la pandemia da H1N1. Al termine dell'ultima pandemia precedente, quella da H1N1, quindi più o meno negli anni 70, il livello che la medicina aveva raggiunto era talmente avanzato, i progressi erano talmente rapidi, i virus erano stati scoperti, il microscopio era stato utilizzato per individuare le cause di queste infezioni, nuove medicine erano state sviluppate come antibiotici, ad esempio, e vaccini di conseguenza, per cui ufficiali di salute pubblica mondiale avevano dichiarato che presto tutte le malattie infettive sarebbero state debellate dalla faccia della Terra. Questo in realtà non accadde, come ben sappiamo, perché appunto soltanto 2 anni fa abbiamo avuto l'ultima pandemia, ma questo è un elenco, ad esempio, di malattie infettive che erano endemiche negli anni 80 negli Stati Uniti. Quindi tante. Quindi noi abbiamo ancora un problema con queste epidemie, seppur riusciamo a caratterizzarle da un punto di vista, ad esempio, medico. Quindi riusciamo a caratterizzarne gli aspetti epidemiologici, siamo in grado, per quanto riguarda l'influenza, conosciamo qual è ad esempio il mezzo di trasmissione respiratoria, le vie respiratorie, possiamo caratterizzare in qualche modo il tempo di incubazione, ad esempio, quindi il periodo di tempo dal momento in cui una persona viene infettata fino a quando comincia a mostrare sintomi, il periodo di tempo durante il quale la persona è sintomatica e può infettare altre persone. Tutte queste cose le sappiamo, quindi teoricamente tutti questi aspetti potremmo metterli dentro un modello che in qualche modo ci possa aiutare a capire cosa succede quando c'è un'epidemia in corso, e anche a testare tutta una serie di possibili scenari che chiaramente, trattandosi di malattie umane, non possiamo testare in realtà, e l'analogo non avviene, ovviamente non possiamo farlo in laboratorio su altri esseri viventi. Quindi qui ci troviamo in una situazione molto particolare, esperimenti ovviamente umani sarebbero non etici, e quindi dobbiamo in qualche modo cercare di provvedere a ricreare in laboratorio sintetico dove testare degli scenari.
Allora, a questo punto diciamo, ci rifacciamo un po' a quello che agli ultimi progressi che oggi sono diventati realtà quotidiana per la fisica. La fisica è in grado di descrivere, ad esempio, sistemi fatti da un gran numero di elementi, e questo è il caso, ad esempio, che ha portato ad avere oggi previsioni del tempo. Sono talmente comuni, siamo talmente abituati che le vediamo ovviamente quotidianamente sui nostri telegiornali, ma in realtà dietro questo ovviamente c'è un grosso lavoro da un punto di vista teorico e anche di collezione dati. La domanda che ci facciamo e che abbiamo cominciato a farci molto recentemente è: possiamo, analogamente a quanto facciamo oggi per le previsioni del tempo, fornire in un futuro non troppo lontano delle previsioni di natura epidemica? Qui sulla destra io sto mostrando la mappa dell'invasione del virus pandemico negli Stati Uniti durante la prima fase dell'epidemia, quindi siamo intorno a maggio-giugno. Questo ovviamente sarebbe di grandissimo aiuto, salverebbe probabilmente molte vite umane, riuscirebbe a ridurre tantissimo l'impatto sulla popolazione in termini di pazienti, di casi infettati, ma anche in termini economici. Perché non possiamo farlo oggi? In realtà il problema siamo proprio noi stessi, perché mentre riusciamo a fare previsioni del tempo, perché riusciamo a caratterizzare e descrivere masse di fluidi e masse di gas attraverso le leggi della fisica, integriamo tutto con dati che sono stati collezionati con satelliti e abbiamo una trattazione teorica dietro che ci consente di fare simulazioni per fare previsioni a 3, 4, 5 giorni, lo stesso non possiamo fare oggi per le previsioni epidemiche. E il problema siamo noi. Siamo noi perché gli elementi che dobbiamo caratterizzare e descrivere in questo caso non sono fluidi e gas, ma sono gli individui, ovviamente eterogenei, ovviamente imprevedibili, e soprattutto dobbiamo caratterizzarne dei comportamenti sociali e di interazione che potrebbero non essere banali. Oltre ovviamente a caratterizzare poi la natura epidemica della malattia che abbiamo sotto mano. E giusto per farvi un esempio, mostrarvi di quanto può essere importante il nostro ruolo nella propagazione di una malattia, quindi il modo in cui noi interagiamo, il modo in cui noi viaggiamo, voglio raccontarvi l'evoluzione della peste nera nel XIV secolo in Europa, che arrivò dall'Europa sud-orientale, attraversando tutta l'Europa centrale fino a raggiungere il nord, impiegò circa 3 anni. Queste linee che voi vedete sulla mappa rappresentano la linea di confine raggiunta dall'infezione a quella data. Quindi, come vedete, l'infezione si è spostata in Europa esattamente come una diffusione, come le onde che noi vediamo in un bacino di acqua quando buttiamo un sasso, esattamente quel tipo di propagazione chiamata diffusiva. Molto diverso è stato invece la propagazione della pandemia da H1N1, partita dal Messico, qui ci sono delle frecce che illustrano come dal Messico ha raggiunto il resto del mondo, come poi subito dopo il Messico anche gli Stati Uniti, ad esempio, sono diventati un bacino di infezione che ha portato la malattia in altri paesi non ancora infettati, e questo in un rapidissimo tempo. Ma che differenze ci sono tra questa mappa e quella precedente? Questa mostra non solo una evoluzione molto più rapida del virus, e questo ovviamente è raggiunto grazie ai nostri moderni mezzi di trasporto che ci consentono di andare da una parte all'altra del pianeta ovviamente in pochissimo tempo, quindi mezzi di trasporto molto molto rapidi. Ma anche l'aspetto spaziale è molto differente. La pandemia non si è evoluta come un'onda diffusiva che partendo dal Messico ha invaso prima il Nord e Sud America, poi molto dopo l'Europa e poi il resto del mondo. In pochissimo tempo ha fatto una specie di salto da un continente all'altro e in maniera molto rapida tanti focolai di infezione si sono accesi in tutto il mondo. Quindi chiaramente a questo punto la nostra descrizione deve cambiare, deve passare da un aspetto diffusivo a un aspetto più invece discreto, e tutto questo possiamo farlo unicamente se noi conosciamo come le persone viaggiano, il ruolo fondamentale che ha fatto cambiare la propagazione è il viaggio.
Allora, quali sono le leggi, se le leggi della fisica riescono a descrivere gas e masse fluide, quali leggi dobbiamo utilizzare per descrivere il nostro comportamento? Non c'è una soluzione a priori a meno che noi non guardiamo dati. Dati, dati e dati. Questa era la copertina di Nature nel 2008, quando cominciò più o meno questa cosiddetta rivoluzione dei dati, in cui mano a mano, con il vantaggio di avere computer sempre più potenti che potessero avere spazi su disco, che potessero contenere dati sempre più grandi e capaci di elaborare e analizzare questi dati in tempi invece sempre più rapidi, abbiamo raccolto tantissimi dati. La strada non è ancora risolta, continua a esserci questa grossa problematica, che allo stesso tempo è una sorgente ovviamente enorme di informazione, se noi siamo in grado di analizzarla, e questa infatti è la copertina invece della rivista Science della scorsa settimana, che focalizzava il suo volume speciale esattamente ancora sui dati. Quindi come collezioniamo i dati oggi? Beh, ci sono dei mezzi abbastanza tradizionali, quelli di avere dei database, quindi base dati, che in maniera tradizionale collezionano tutte delle informazioni. E qui vi vorrei mostrare un esempio proprio per i viaggi aerei. Questa animazione è basata su dati delle tracce, quindi delle rotte che gli aerei hanno. Non c'è una mappa geografica dietro, ma riconoscerete chiaramente gli Stati Uniti d'America. Questo è nel tempo, dinamica nel tempo, quindi questa è la mattina, tutti i voli arrivano dall'Europa e sulla costa est. La costa est piano piano si accende e voli poi arrivano a coprire l'intero continente fino ad arrivare alla costa ovest. Riconoscerete anche le Hawaii sull'estrema sinistra e l'Alaska in alto a sinistra. Quindi questa è una metodologia, diciamo, tradizionale per collezionare dati. C'è una base dati, quella dell'Aviazione Federale Americana, che colleziona queste traiettorie, possono essere utilizzate, collezionate e quindi mappate in questo modo. Ci sono però poi altre vie in cui di nuovo noi abbiamo un ruolo fondamentale, quindi non istituti, non organizzazioni, ma direttamente noi, ogni singolo individuo. Pensiamo ad esempio a quando facciamo una corsa e collezioniamo i dati che abbiamo della nostra corsa tramite ad esempio portali. Trasferiamo sul computer, e questo dipende poi anche ovviamente a caratterizzazione con l'ambiente circostante, e possiamo utilizzare devices di vario genere, strumenti di vario genere. E questo non soltanto per la corsa, oggi probabilmente sembrerà strano, ma senza avere particolari incentivi le persone collezionano dati di tantissimo tipo differente e hanno tanta voglia di condividerle. Abbiamo ad esempio, di nuovo sempre lo stesso esempio, che è quello dello sport. Oltre allo sport ci sono adesso dei dispositivi che ci consentono di tracciare non soltanto come ci alleniamo, quanto ci alleniamo, ma anche come dormiamo, quindi la qualità del nostro sonno, e condividiamole, quindi le persone collezionano queste informazioni e poi le condividono, quindi possono essere collezionate su vasta scala. Ma addirittura condividiamo il nostro peso, che fino a poco tempo fa poteva sembrare invece un aspetto molto privato della nostra sfera. E invece anche in questo caso il mondo, diciamo, queste nuove tecnologie stanno rivoluzionando il modo in cui noi accediamo e forniamo dati. Torniamo un secondo alle epidemie, torniamo un secondo a che cosa è importante sapere e quindi al viaggio. Un gruppo diretto da Dirk Brockman nell'Università del Northeastern a Chicago, negli Stati Uniti, ha collezionato una serie di dati incredibile sulla base dell'uso delle banconote da un dollaro americano. Queste banconote possono essere tracciate con quel timbro. Una persona che si ritrova una banconota con questo timbro può andare su un sito web, immettere il codice seriale della propria banconota, quella che ha sotto mano, e dichiarare dove si trova in quel momento. Poi
Poi magari la persona viaggia, raggiunge un altro posto, spende la banconota finisce nelle mani di qualcun altro, un'altra persona fa la stessa cosa con la stessa banconota. In questo modo noi possiamo creare, diciamo, un collegamento tra la prima persona che aveva in mano questa banconota, che ha dichiarato questa informazione, e la seconda persona. Collezionando su vasta scala di nuovo tantissime di queste banconote, abbiamo molte informazioni su come le banconote si spostano. D'altra parte però lo spostamento delle banconote riflette il nostro spostamento, perché siamo noi che spostiamo le banconote. Quindi di conseguenza queste mappe non sono mappe dello spostamento delle banconote soltanto, ma ci rivelano in qualche modo la nostra stessa mobilità. E qui infatti riconosciamo tutta una serie di collegamenti che a livello di mobilità tra le grosse città americane sono note. Un altro modo per collezionare questi dati, ad esempio, è con delle nuovissime applicazioni di natura di nuovo sociale. Queste sono applicazioni che possono essere, ad esempio, utilizzate su palmari, su smartphone. E in particolare questa si chiama Foursquare, è un'applicazione di sociale in cui una persona dichiara di essere stato in un certo posto in un certo momento. Ad esempio, io quando sono arrivata qui al Teatro Colosseo la modalità si dice fare check-in, come quando noi facciamo check-in in aeroporto per accedere ad un volo. Quello che stiamo in realtà facendo è dichiarare che siamo per prendere quel volo alla compagnia, e quindi siamo presenti, vogliamo prendere quel volo. La stessa cosa si può fare tramite questa applicazione per qualsiasi cosa. Io sono arrivata qui al Teatro Colosseo, ho utilizzato la mia applicazione per dire ai miei amici sono al Teatro Colosseo. E questa infatti è una, questa che vedete è diciamo il resoconto della mia pagina su cui ci sono le mie informazioni con una serie di amici. Ad esempio c'è un amico che ha fatto un check-in all'ospedale di Bloomington poche ore fa, gli è nata una bambina, due colleghi e amici che lavorano alla Fondazione Easy, che quindi hanno fatto check-in nel posto in cui lavoro anch'io, qualcun altro invece alla pizzeria Catullo e così via. A cosa servono questi dati? In realtà sono pochi dati, sono dati che magari possono essere poco affidabili o altro. In realtà se noi li mettiamo tutti insieme, cioè qualcuno che si è divertito e l'ha fatto, ha collezionato tutti questi dati per cercare di rimappare il traffico delle persone che prendono la metro a Londra. E questa è la mappa che fuoriesce. È una mappa indicativa, i nodi sono più o meno grandi a seconda di quanti passeggeri passano per queste stazioni metro, della metro e anche stazioni ovviamente degli autobus e dei treni, e questa è un'informazione che ha costo zero, non viene collezionata da enti ad esempio del comune, ma viene direttamente fornita dagli utenti. Ovviamente bisogna avere tante persone che utilizzano questa applicazione in maniera tale che questa informazione sia affidabile. Ma stiamo andando in quella direzione. Un altro modo per collezionare dati, e qui abbiamo tante persone che utilizzano questo dispositivo, è l'utilizzo dei cellulari. Tutti abbiamo un cellulare e il cellulare è in grado di tracciare automaticamente la nostra posizione. Lo fa perché gli è proprio richiesto per poter comunicare. Il cellulare manda un segnale ad una cosiddetta torre ricevente il segnale, e tutto lo spazio, quando noi diciamo c'è copertura, non c'è campo, significa appunto se il cellulare è in grado di collegarsi all'antenna della torre ricevente. Tutto il territorio è tipicamente mappato con queste torri, e quindi a seconda di dove noi siamo possiamo risalire all'informazione della nostra localizzazione sulla base della torre. E questo è uno studio fatto invece da un gruppo di Boston, dell'MIT di Boston, che ha collezionato tutti i dati di cellulari di una compagnia telefonica di un paese per tracciare la mobilità delle persone. Di nuovo, quello che ci interessa è come le persone si muovono, ma non possiamo andare a fare un sondaggio e chiedere a ogni persona ovviamente dove va, quando va e su che scale di tempo poi. Questi invece sono dei metodi che in maniera automatica forniscono questo tipo di dati. E qui c'è ad esempio un'animazione che mostra diverse persone che si spostano, dove il segnale è proprio collezionato dal cellulare e da queste celle. Andando sempre su scale più piccole,
Quindi cercando di capire, questo è lo spostamento, finora abbiamo visto lo spostamento delle persone, ma che altro si può fare invece per capire come le persone interagiscono? Questo diventa molto, molto importante, addirittura fondamentale, se parliamo ad esempio di influenza, perché l'influenza viene trasmessa attraverso ad esempio un contatto che può essere o fisico o di conversazione. Quindi vogliamo capire come le persone interagiscono. Beh, per risolvere questo problema un gruppo, proprio la Fondazione Easy di Torino, diretto da Ciro Cattuto, ha riprogrammato questi dispositivi che sono a emissione radiofrequenza per, in modo tale da poterli utilizzare come dei badge, quindi da mettere ad esempio sul proprio petto, e quando due dispositivi di questo tipo si incontrano a circa un metro di distanza, comunicano tra di loro e comunicano l'informazione: il dispositivo A è in connessione, sta parlando con il dispositivo B. Se le persone le portano, lo indossano sul petto, questo chiaramente corrisponde a due persone che sono una di fronte all'altra, proprio perché magari stanno avendo una conversazione. E questo tipo di gioco è stato utilizzato in vari ambiti, ad esempio in una conferenza proprio che abbiamo fatto a Villa Gualino, qui a Torino, e dove tracciando e visualizzando gli spostamenti delle persone soltanto sulla base del proprio device, quindi del proprio tag, si è in grado di riconoscere dove le persone sono e quindi si è in grado anche di riscoprire quelle dinamiche sociali di persone che fanno ad esempio colazione lì in alto sulla mappa, o persone che sono già nella sala del congresso a discutere alle 8:50 del mattino prima dell'inizio del congresso. Mano a mano che le persone entrano dentro il sistema sono rappresentate da un punto e c'è una connessione tra due punti se sono in contatto tra di loro. Piano piano poi le persone abbandonano la colazione e si spostano verso l'aula del congresso, perché di lì a poco il congresso comincerà. Ecco, questo è il momento dell'inizio del congresso, chiaramente qualche ritardatario che arriva più tardi e qualcuno che è rimasto a prendere un caffè. Questo gioco poi si può fare anche in altri ambiti. Questo esperimento è stato fatto ad esempio alla Science Gallery, un museo scientifico a Dublino, per la durata di circa 3 mesi, il cui tema era il tema della mostra era proprio le infezioni, e quello che abbiamo introdotto in quell'ambito è stato l'utilizzo di questi badge per ogni visitatore che entrava nella mostra. In questo modo siamo riusciti a tracciare le interazioni delle persone all'interno della mostra, visualizzate in tempo reale con queste modalità. E che tipo di informazioni riusciamo a ottenere? Beh, ad esempio, se le persone quando entrano in una mostra parlano e interagiscono tra di loro, oppure ognuno sta per conto suo, quindi di nuovo abbiamo rappresentazioni in forme di reti in cui ci sono individui, questi nodi, elementi che vediamo, connessioni se ci sono state interazioni. Ad esempio in questo caso i colori rappresentano il momento in cui le persone sono entrate dentro la mostra e come hanno interagito con il resto. Ben più rilevante dal punto di vista delle malattie infettive è l'applicazione di questa metodologia in un ambito come potrebbe essere quello ospedaliero. Questo è un esperimento che è stato fatto in un ospedale pediatrico in Italia, sempre dal gruppo della Fondazione Easy, in cui abbiamo cercato di tracciare i contatti tra le persone all'interno di un reparto, individuando ovviamente pazienti, medici, infermieri, distinguendo che tipo di ruolo avessero. Perché è importante una tale informazione? Perché se parliamo di malattie infettive, ovviamente vogliamo capire chi interagisce più con chi altro e soprattutto come possiamo prevenire eventualmente la diffusione delle malattie. Quindi tutte queste informazioni, tutto questo tipo di raccolta dati diventa fondamentale quando noi vogliamo creare modelli di questo genere. Questo è l'ultimo di cui volevo parlarvi, che è un metodo di collezione dati direttamente dell'influenza. Questo invece è un altro progetto
di nuovo della Fondazione ISI, che questo è diretto da Daniela Paolotti, e ne approfitto perché ovviamente vi chiedo il vostro aiuto. Questo è un progetto collaborativo in cui chiunque può accedere a questo sito web e fornire le proprie informazioni rispetto allo stato di salute di tipo influenzale. Quindi attraverso una serie di domande che guidano le persone, chiedendo una serie di sintomi, se avete avuto la febbre, l'avete misurata, quanto era la febbre, se avete anche mal di gola e così via, riesce a fornire una diagnosi sulla base sintomatologica che voi dichiarate della possibile presenza di una malattia di tipo influenzale. Perché è importante? Perché in questo modo noi siamo in grado di collezionare dati sull'influenza, che è tipicamente una malattia che ci lascia a casa, ma che difficilmente poi comunichiamo ad un medico, spesso ci curiamo da soli. Allora è difficile poi contare veramente il numero di casi di influenza. In questo modo, di nuovo, ognuno di noi può fare una piccola parte che però tutta insieme porta a dei risultati importanti. Questo è il numero di persone che partecipano al progetto, che ormai ha 3 anni, adesso abbiamo superato i 3.000 utenti, abbiamo una discreta distribuzione della popolazione in varie fasce di età, abbiamo tipicamente più donne che uomini, riusciamo ad avere anche bambini e persone nella fascia più alta di età, anche in mancanza, diciamo, di conoscenze informatiche, perché vengono inserite attraverso un nucleo familiare, quindi ad esempio una mamma o un papà in una famiglia può introdurre le informazioni per tutte le persone che fanno parte di quella famiglia. E poi devo dire che il Nord decisamente vince come partecipazione rispetto al Sud, per cui vi ringrazio se qualcuno all'interno della platea già partecipa a questo progetto. Che cosa si ottiene? Questo è il tipo di dato che si riesce a ottenere, il numero di casi di influenza nel tempo. In tempo reale, io oggi inserisco i dati e dico che ho raffreddore, come chiaramente sentite, un po' di mal di gola, non ho l'influenza e quindi non vengo considerata. Ma oggi il sistema riesce a contare tutte le persone che forniscono invece informazioni sull'influenza e quindi dice... fornisce risultati in termini di mappe e di grafici che poi, come nel caso della pandemia da H1N1, sono state importanti nel realizzare effettivamente quando c'è stato il picco della pandemia. E i dati sono qui mostrati anche in paragone rispetto ai dati che vengono collezionati con metodi più tradizionati dall'Istituto Superiore di Sanità in Italia. E di nuovo, quindi, a questo punto, dopo tutta questa carrellata di dati, di come possiamo collezionarli, a questo punto torniamo al nostro problema principale, l'applicazione. Abbiamo una pandemia da H1N1 e qual è il nostro problema? Il problema è che ci troviamo più o meno tra aprile, maggio, giugno, una pandemia è scoppiata nel Messico, si sta molto rapidamente diffondendo in tutto il mondo e quello che vorremmo cercare di capire oggi è se siamo in grado di prevedere che cosa succederà nei prossimi mesi. Siamo in grado di dire quando l'epidemia arriverà in Italia? Siamo in grado di dire quanti casi avremo, ad esempio, in Italia al termine della pandemia? Oppure quando la pandemia raggiungerà il suo picco influenzale, prima a Torino, prima a Milano, prima a Londra e così via. Per fare tutto ciò noi abbiamo appunto collezionato dati di mobilità umana e di demografia, mappati adesso sul mondo in questo modo, riconoscerete delle linee a lungo raggio che rappresentano le linee dei viaggi aerei e delle linee invece dei collegamenti più corti che rappresentano invece gli spostamenti che noi facciamo spesso anche su base giornaliera su distanze più corte. Pensate ad esempio ai pendolari, pensate ai pendolari tra Torino e Milano. E in questo modo abbiamo sviluppato un modello chiamato GLIM, un modello globale basato su epidemie e mobilità,
che integra dei dati molto dettagliati della distribuzione della popolazione nel mondo in queste piccole cellette mappate su tutta la Terra, che sono della dimensione di circa 20 km per 20 km, raggruppate attorno a più di 3.000 aeroporti nel mondo, caratterizzati da più di 15.000 connessioni aeree sulle quali abbiamo informazioni su quanti passeggeri viaggiano, e in aggiunta a quello anche quelle connessioni su scala più corta di cui vi raccontavo. Ora entriamo un attimino nel tecnico, ma vi cerco di rendere questa parte invece un pochino più semplificata. Il modello è in grado di simulare non soltanto l'influenza, ma anche altre malattie simili all'influenza, come ad esempio la SARS, vi ricorderete nel 2003 l'epidemia da SARS, e si basa su un concetto molto semplice. Sapendo le persone dove vivono, supponiamo che ci sia un focolaio di un'infezione in un luogo, questo focolaio fa sì che le persone possano trasmettersi l'infezione, alcune di queste poi eventualmente possono viaggiare. Un viaggiatore infetto può arrivare in un'altra zona del mondo portando l'epidemia. Bene, una volta che abbiamo messo su tutto questo modello, che implica ovviamente da un punto di vista tecnico tantissime equazioni da risolvere al computer, tempi computazionali che in realtà molto brevi, ma ovviamente simulazioni molto complesse da un punto di vista strettamente numerico, possiamo alla fine fornire delle mappe molto dettagliate, animate nel tempo, che mostrano come l'epidemia si sposta nel mondo e quanti casi, quindi che tipo di impatto avrà sulla popolazione. Queste mappe rappresentano dei diversi livelli di rosso più intenso e più forte rappresenta un numero di casi di epidemia da H1N1 più elevato, e rosso più chiaro invece indica che il numero di casi è più basso perché magari sta terminando l'epidemia. I link, quindi i collegamenti che si vedevano in precedenza nell'animazione, indicavano i voli lungo i quali una persona, il primo malato infetto, viaggiava, portando quindi l'epidemia da una zona infetta a una zona non infetta. Tutto ciò diventa molto quantitativo, a tal punto che nel luglio del 2009 noi abbiamo lavorato a delle previsioni per individuare il tempo di picco della pandemia da H1N1 in Europa e nel Nord America, attraverso il modello, esattamente con quelle simulazioni che abbiamo visto prima, con quel tipo di rappresentazione in termini di mappe. E qui, in questo grafico, indichiamo con la barretta rossa il tempo di picco, quindi il momento in cui l'epidemia ha raggiunto il picco in Italia, era metà novembre del 2009, e con la barretta grigia invece il risultato delle nostre simulazioni. Non si tratta mai di un punto, perché includiamo anche effetti del caso, ovviamente una persona può prendere un aereo o no, io oggi mi trovo qui a parlare con voi, quindi potenzialmente in interazione anche per un contagio epidemico con voi, altrimenti non avremmo avuto probabilmente occasione di incontrarci così tutti insieme. Quindi, tenendo conto di tutti questi dati, siamo riusciti a fornire delle previsioni. Oggi, che l'epidemia, questa era l'estate del 2009, ed era un'informazione importante, perché ci serve capire quando un'epidemia raggiunge il picco. Questa informazione è fondamentale non soltanto per la pandemia influenzale, ma anche per la cosiddetta influenza stagionale, quella che noi abbiamo ogni anno durante l'inverno e che abbiamo ad esempio passato da poco, circa 2 settimane. Perché è importante? Perché quello è il momento in cui si raggiunge il più alto numero di casi. Quindi questo comporta ovviamente un consumo e una richiesta molto elevata di medicinali alle farmacie, che devono fare stoccaggio di queste risorse, e comporta ovviamente anche un numero molto elevato di persone, di pazienti che devono andare in ospedale o per ovviamente essere curate, e quindi eventualmente poi anche problemi di complicanze nei casi più gravi. Quindi tutto ciò, capire in che momento raggiungiamo il picco pandemico risulta di fondamentale importanza.
Oggi che la pandemia è passata, possiamo fare il confronto tra le previsioni e il dato reale e scoprire che alla fine le nostre previsioni non erano male, non erano poi così male, non soltanto in Italia, ma anche in tantissimi altri paesi del mondo. Ora, questo grafico è molto piccolo, quindi avrete difficoltà a leggerlo, ma abbiamo collezionato i dati da tantissimi paesi nell'emisfero nord e confrontato le nostre previsioni con i dati, quindi le previsioni del modello, delle simulazioni, con i dati veri, il momento in cui è realmente avvenuto il picco pandemico, e questo l'accordo è veramente straordinario. Straordinario soprattutto se pensiamo che queste previsioni indicavano un picco anticipato, ottobre-novembre, mentre invece tipicamente l'influenza stagionale raggiunge il suo picco esattamente in questo periodo, gennaio-febbraio, quindi con mesi di anticipo rispetto alla cosiddetta norma. E adesso le ultime due, tre slide, soltanto per raccontarvi che l'esperimento del 2009 era veramente il primo momento in cui modelli di simulazione sono stati utilizzati in tempo reale per fornire delle predizioni che poi le agenzie nazionali di salute pubblica e internazionali hanno utilizzato per mettere in atto ovviamente le adeguate misure. Però questi, come dicevamo all'inizio di tutto questo, di questa chiacchierata, questi modelli possono essere anche utilizzati come test, quindi come laboratori sintetici, in cui mi posso fare la domanda: e se facessi questo, cosa succederebbe poi? E una delle domande abbastanza banale, ovviamente, da chiedersi è: l'epidemia parte in Messico e questi sono i viaggi dal Messico al resto del mondo. Cosa succede se io diminuisco il numero di passeggeri che escono dal Messico? Anche fortemente, quindi cosa succede se metto delle restrizioni sul viaggio delle persone? Questo in realtà è accaduto senza neanche avere imposizioni governative, perché le persone ovviamente per paura hanno smesso di viaggiare verso il Messico, e c'è stata una diminuzione di circa il 40% del traffico verso il Messico a partire dalla fine di aprile. È stato sufficiente a bloccare l'epidemia? Chiaramente no, l'abbiamo visto tutti. Però noi con il modello possiamo anche testare altre cose, quindi non soltanto questo 40%, ma di più. 50% sarebbe bastato, 60%, 70%. Le simulazioni dicono di no. Neanche arrivando al 90% saremmo stati in grado di contenere la pandemia alla sua origine in Messico, perché il grafico che vedete vi mostra come per ciascun paese questo potrebbe portare soltanto ad un ritardo nel momento in cui la prima persona infetta dal Messico raggiunge ad esempio l'Italia. Quindi per una riduzione di circa il 90%, in Italia avremmo un ritardo di 15 giorni. Quindi l'epidemia arriverebbe soltanto 15 giorni dopo. Chiaramente un tempo utile per mettere in atto un'allerta all'interno del paese, ma chiaramente non un tempo utile per una preparazione a più lungo termine, come ad esempio i vaccini. Pensate in un'ottica in cui la pandemia sia veramente pericolosa per la salute dell'uomo. E questo, ritornando al discorso che facevamo veramente all'inizio, si spiega esattamente in termini della altissima interconnessione che noi abbiamo oggi nel mondo. I 6 gradi di separazione, il fatto che abbiamo aeroporti con poche connessioni, 5-6 voli verso altre destinazioni, però abbiamo anche quelli cosiddetti hub, quindi quegli aeroporti che hanno più di 300 connessioni verso il resto del mondo, quindi un numero che varia tantissimo, da 1 a 2 connessioni a più di 300. Questo ha un forte impatto sulla velocità dell'epidemia, ma anche sulla possibilità che un'epidemia possa invadere tutto il mondo. Quello che emerge studiando questo sistema è che, come molti sistemi, ha un valore critico, il cosiddetto, quello che spesso viene chiamato tipping point.
Sotto questo valore l'epidemia può essere contenuta, sopra questo valore l'epidemia non viene contenuta. Allora, qual è il nostro? Noi dove ci troviamo? Chiaramente il nostro mondo si trova sopra questo valore critico, perché altrimenti saremmo stati in grado di contenerla. E l'idea di ridurre il trasporto aereo significa proprio prendere dove siamo noi adesso in termini di mobilità, ridurre la nostra facilità a viaggiare per cercare di scendere sotto questo valore critico, quindi per metterci nella condizione in cui siamo in grado di contenere la pandemia. E il problema sta tutto in questa distanza tra dove siamo noi oggi e questo valore critico. Il nostro problema è che il nostro valore reale della mobilità corrisponde a circa 100 volte il valore critico, e questo è il motivo per cui neanche con una riduzione del 90% del traffico fuori dal Messico saremmo stati in grado di contenere la pandemia. In altre parole, noi abbiamo creato un sistema di trasporto ovviamente ultramoderno, che ci consente di viaggiare molto rapidamente in tutto il mondo, ma allo stesso tempo abbiamo creato anche dei sentieri in cui il virus stesso può viaggiare molto facilmente in questo mondo. Paradossalmente la situazione sarebbe completamente diversa se la nostra rete degli aerei fosse come una griglia ordinata. Chiaramente voi immaginate che in una griglia ordinata per andare da Roma a New York ci potremmo mettere chissà quanti giorni, quindi non sarebbe conveniente per il nostro trasporto. E la stessa cosa accadrebbe per i virus. L'ultimissimo diciamo, risultato, che punta ancora di più sulla interconnessione, è il fatto che questi problemi, le pandemie, le epidemie, diventano di natura veramente globale, al di là dei confini di una singola nazione, di un singolo continente, risulta ad esempio dall'uso di medicinali. Voi avrete sentito senz'altro parlare dei medicinali antivirali che vengono utilizzati per la cura di pazienti di influenza, perché riducono, ovviamente curano, servono per il trattamento del paziente, ma consentono anche di ridurre la possibilità che quella persona possa infettare altre persone. Quindi se io riesco a curare il maggior numero di persone possibile, riduco anche la generazione di nuovi pazienti, perché sto riducendo la probabilità di trasmissione. Ora, qual è il solito problema con questi medicinali? È che non tutti i paesi hanno accesso a queste medicine, chiaramente. E questo, ad esempio, è un grafico di circa 20-30 paesi al mondo, su più di 220 paesi, che hanno accesso, hanno queste risorse di medicinali. Allora, sempre nell'ambito sintetico del modello teorico, noi possiamo farci di nuovo un'altra domanda. E se, dato che che le risorse non sono distribuite in maniera omogenea, e se questi paesi donassero anche soltanto un 5% di questi medicinali agli altri che non ne hanno, un 5% alla fine è veramente poco, invece di utilizzarli per le popolazioni all'interno dei propri confini, potrebbero quindi donarlo ad altri paesi che non ne hanno. Di nuovo possiamo utilizzare i modelli per fare questi test e quindi confrontare due tipi di strategie. Una strategia che abbiamo chiamato non cooperativa. Quei 30 paesi nel mondo utilizzano i loro medicinali e non condividono. Rispetto ad una strategia cosiddetta cooperativa, in cui invece questi 30 paesi nel mondo sono disposti a condividere un 5% delle loro risorse o un 10% delle loro risorse. Che cosa succede? Il risultato in termini di numero di casi è assolutamente strabiliante. Rispetto alla situazione, diciamo, l'intero disco rosso rappresenta la situazione in cui non utilizziamo i medicinali, nessuno utilizza i medicinali, è il cosiddetto caso pessimistico che è utilizzato come termine di paragone. Rispetto a quello, se i 30 paesi utilizzano i medicinali per le proprie popolazioni senza fare condivisione, riusciremo a ridurre il numero di casi di quasi la metà, quindi comunque un grossissimo risultato, ovviamente.
Ma se questi paesi invece fossero in grado, fossero disposti di donare una piccolissima percentuale delle proprie risorse farmaceutiche al resto del mondo che non ne ha, allora la riduzione sarebbe a circa 1-2%. Quindi questo era un lavoro che noi abbiamo fatto poco tempo fa, che in qualche modo mostra come, data la nostra fortissima interconnessione, anche se noi pensiamo a delle strategie di intervento che sono localizzate, che sono tradizionali nel senso di isoliamo singoli paesi, in quel modo non riusciamo a proteggere neanche la nostra di popolazione. Il vantaggio nello scenario cooperativo sarebbe molto forte anche per quei 30 paesi che rinuncerebbero al 5% o 10% delle loro risorse. Quindi questo è un segnale forte, un segnale che indica che chiaramente siamo stati fortunati con la pandemia da H1N1, che si è rivelata più mite di quello che tutti temevamo. Chiaramente è stata una cosiddetta prova d'abito, uno scenario in cui abbiamo potuto testare la nostra reattività, le nostre capacità di risposta a livello, ad esempio, di allerte nazionali e internazionali. Uno scenario in cui abbiamo potuto utilizzare per la prima volta questo tipo di strumenti, al di là della medicina, al di là della virologia, al di là dell'immunologia, le discipline tradizionali per la lotta contro le epidemie, oggi abbiamo quest'altra risorsa, i modelli computazionali. E poi non ultimo, ma direi assolutamente fondamentale, il risultato, il messaggio da tenere in considerazione, che tutto il mondo che noi, la società super mobile e interconnessa che abbiamo creato, ha chiaramente degli enormi svantaggi, il sottoprodotto, quindi l'effetto collaterale di consentire a questi virus di diffondersi molto rapidamente. Però possiamo sfruttarla, questa stessa interconnessione, possiamo sfruttarla se pensiamo in un'ottica globale. E l'ultimissima slide è per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato a questi risultati che vi ho illustrato, e in particolare il gruppo del Laboratorio di Epidemiologia Computazionale alla Fondazione ISI. Molto del lavoro di simulazione sulla pandemia è stato fatto in collaborazione anche con un gruppo statunitense a Indiana University in Indiana, e poi anche il gruppo di Social Patterns, che è il progetto di cui vi raccontavo prima, con l'utilizzo di questi tag a radiofrequenza per il tracciamento delle persone. E io finisco qui e vi ringrazio veramente tanto per la vostra attenzione. Grazie.